Meghan Markle incontrò per la prima volta Kelly Rowland dieci anni fa mentre entrambi si incontravano durante una festa a Hollywood. Ma la cantante sembrava dimenticare completamente il loro incontro molto prima che l'attrice diventasse un nome conosciuto a livello mondiale. Meghan Markle è tornata alle sue radici hollywoodiane negli ultimi mesi, in particolare unendosi alla suite delle celebrità al Renaissance Tour di Beyoncé a settembre, dove è stata vista ballare tutta la notte accanto all'ex compagna di band della cantante Kelly Rowland. Una foto della serata mostrava le due splendide celebrità insieme all'attrice Kerry Washington all'evento in California. La duchessa di Sussex ha indossato una lusinghiera camicia nera con scollo all'americana che metteva in mostra le sue braccia toniche e ha lasciato le sue trecce castane sciolte, danzando sulle sue spalle. Kelly ha optato per un look molto più stravagante indossando solo un body in pelle, e alcuni girocolli a catena con un trucco tempestato che lasciava gemme adesive sparse sulla sua fronte. L'ex membro delle Destiny's Shield ha ricordato la notte in cui ieri ha parlato con Ello all'evento Waterwipe, ma sembrava aver dimenticato un dettaglio chiave. Il 42enne si è scatenato nei confronti della duchessa, definendola calda, con i piedi per terra, e dicendo che solo la sua semplice presenza era confortante. Kelly ha aggiunto, era la prima volta che la incontravo. È stato semplicemente bello essere lì con altre grandi donne e poter semplicemente parlare. Tuttavia, questo non è vero poiché Kelly incontrò Meghan per la prima volta molto prima che sposasse il principe Ferry e diventasse un nome familiare in tutto il mondo. Le strade della coppia di Hollywood si sono incrociate per la prima volta quasi dieci anni fa, appena tre anni dopo il suo primo ingresso in Soots. Mentre entrambi partecipavano alla settimana della moda di New York insieme allo stilista Josie.